dobbiamo tagliare l'erba, dobbiamo rifare le strisce della Godro. Diego, Angelo. Allora abbiamo Diego e Angelo, perfetto, ragazzi, spettacolo. Questo qui è il nostro mezzo ideale, per cui ve lo requisiamo. Cosa ci fa? Dammi il sacchetto alla spazzatura, perché questo è per la spazzatura. Siccome poi chi perde la prova dopo sul carpe limousine là dietro dovrà fare un giro dentro nella... Cassone. Io che ho la camicia bianca. Di solito c'è il legame con Pasquale, la camicia che lo riprende contro mano e anche contro voglia, arrivo a dire. Però questo è un mezzo spettacolare. Ma devo fare anche le strisce bianche. Ben arrivato, parcheggi. Tra l'altro. Però guarda che bello. Guarda che il Villanova va già a provarsi il posto guida per capire se ci sta. Devi anche guidare col sacchetto. Ci può servire il sacchetto alla spazzatura per la prova di dopo? Sì. La pezzatura della sì, si è pezzato che fai schifo. Quanti cavalli mi sviluppa, Angelo? So che arriva un massimo 80 all'ora. Che 80 all'ora tira di brutto, zio. Col carrellino dietro, Pasquale dietro legato. Bellissima sta roba. Vabbè, ci può stare. Allora, chi perderà la prossima sfida? Farà il giro nel cassonetto là con loro che guidano 80 all'ora. Ma le tetti che c'è il rischio che finisci a rimorchio. Perfetto, è quello che noi vogliamo. Vogliamo un dramma forte. Gancio traino omologato. Gancio traino, questo qui l'hanno proprio studiato, che non si rompe il ferro. Si rompe e poi non si allarga il buco, no, perché il bullone è fatto anti-allargamento buco. Perché usano il titanio per i bulloni. Tu mi insegni che quello lì è titanio puro e anche la... Sei di buone, guarda. Carissimo, maestro. Io vorrei che ti vedessero i tuoi allievi giù. Ma lui è... Lui è? Chi è? È lui, maestro. Va bene. Ti pregherei Villanova di venirci a rompere le palle. Oh, preparati i kart. Ma ragazzi, perché Villanova non porti con noi? No, non gli vogliamo, non gli piacciono. Gli piacciono i kart così. Preferisce il kart alla ZR1. Allora, tu ti sei presentato e già hai detto che quell'arancione è una Trabant. È già lì. Ascoltami, posso non conoscerla o devo. No, è una Ford, devi conoscerla, una Ford. No? Assomiglia alla Trabant, però. Poi sì, hai ragione. E te l'ho chiesto perché ce ne vogliono regalare una. E ormai dalla 75 in avanti ci vuole. Perfetto, noi allarghiamo il capannone e le prendiamo tutte. Noi le pigliamo. Senti, sono contento che tu abbia fatto questo tragitto che ti separa da Lissone per venire qua. Villanova non scende, io pensavo venisse a romperci le palle, invece non viene, va bene, sta là e calato dentro. Mi piace. ZR1, ce ne sono quanti in Italia più o meno, lo sai? Oh, pochissime. Okay. È stata importata anche ufficialmente per qualche tempo. Adesso è rimbambito, guarda. È proprio la faccia da carte limousine. Venga, venga, se me lo parcheggi in retromarcia qua. Dai, bambino Villanova. Allora, in quanti esemplari ce ne saranno in Italia? Guarda, ma no, si sente. Le hanno importate anche ufficialmente per un po', poi subito dopo è arrivato l'amico Monti, quello che non me lo mettere sul canotto con me. Mario. Mario Monti, non lo mettere sul canotto con me, hai capito? No. Mettiamolo qua, Mario Monti. Io ci metterei Villanova prima. Vabbè. Comunque credo che le poche entrate, ma ti dico una quindicina ufficiali, questa non lo è, questa l'ho comprata a New York per un amico, perché sai che io sto fuori dalle reti ufficiali, non mi piace avere un padrone in casa e allora ho scelto di fare la mia strada. Quante macchine devi comprare, che colore. Esattamente. Anche. Credo che siano scappate tutte per colpa di un inenarrabile bollo da 10.000 euro. Capito? È quello che paga questa macchina. È quello che paga questa macchina, pensa come sono intelligenti, no? Mm. La Panamera diesel, che siccome non l'hanno registrata sopra i KV, non lo paga e costa 110.000 euro, no? Queste che usate costano 80-90, 10.000 euro di bollo. Questa è l'intelligenza assurdo. Di chi si amministra. Assurdo. Comunque, al di là di questo, io la trovo... No. Linea mozzafiato, perché mozzafiato. Come diceva giustamente Villanova, che per fortuna si siamo tolti dalle palle, non lo vedo nelle vicinanze, è sempre stata bella la Corvette, tu lo sai benissimo che... Ah, ciao Michele, che piacere che tu sia qua. Ciao Michele. È sempre stata bella, però questa qui è perfetta, è precisa, cioè non riesci a trovargli una, almeno io un appunto non riesco a fare. È una macchina che segue una linea di produzione separata dalle Corvette normali, ha una numerazione al VIN number completamente differente, nata con la prima ZR1, quindi la 001, sono andati avanti. Tieni conto che è la macchina più studiata a livello di Corvette, proprio è la macchina per la quale hanno investito più tempo e più materiali nobili nella storia ed ha un rapporto qualitativo a livello di componenti, di aerodinamica, di prestazioni e di componentistica, oltre ai cavalli che esce con 635 e con due step andiamo a 750, questa ne ha 710, incomparabili con le sorelline sportive concorrenti. Proprio, e oltre a questo, io che amo le macchine americane, per cui la mia bandiera è sempre solo a selettrice, la trovo dannatamente bella, ma veramente bella. E senza difetti. Forse un appunto lo farei sull'interno, l'hanno voluta tenere abbastanza minimalista. Io avrei speso. Avresti usato un po' di più. Avrei usato un po' di più, l'avrei dato un'identità più ZR1 poi ce la agli guardiamo, interni. Poi ce la guardiamo. Però dopo ce la guardiamo. Mi spiace andare, visto che tu sei pezzato già più di noi, di andare a cercare di aprire il cofano. Sì, tra l'altro il cofano, guarda, sembra che c'è un oblò come quello di una cabina
del non armatoriale, ma quella VIP. Vero. Un dettaglio importante, Michele, che devi conoscere è che la macchina avrebbe dovuto essere 7000 col compressore volumetrico, quindi il big block 427, quello della Z06, non hanno potuto, non ci stava come dimensioni, quindi hanno usato l'LS, che è un blocco d'alluminio di nuova generazione, 6200. Ce l'apri? Lo apriamo subito. Lo hanno... Io l'ho detto al Coppa. Io volevo farti tribulare. Vale. Lo hanno, Franco, arretrato e abbassato, hanno infilato nel collettore d'aspirazione un supercharger a lobby della Eaton, meraviglioso perché non occupa spazio, vedi che non ce l'abbiamo fuori dal cofano, noi quando immaginiamo il volumetrico immaginiamo una cosa veramente ingombrante. Questo, oltre ad essere super silenzioso, speciale, con ingranaggi treme, che è la famosa ingranaggeria dei cambi, è velocissimo e ha la progressione da 1000 a 7000, è pazzesca, non senti che la macchina abbia un volumetrico, cioè sembra un motore aspirato, quindi congegnato perfettamente, materiale incredibile anche lì, zero manutenzione al compressore perché viene lubrificato dal motore, quindi non ha una lubrificazione separata, il tutto conglobato sotto il cofano, e hanno inventato quel bello blow. Insomma, leggere LS9 Supercharger fa veramente sesso vederlo dal cofano. Sì, anche se quella copertura lì toglie un pochino di entusiasmo, no? Nel guardare all'interno del cofano, vero? Siamo stanchi di vedere le coperture di plastica, no? Anche se questo qua questa è la testa del blower. Capito? Abbiamo questa modanatura di plastica con l'azzurro. Questo ci sarebbe stato lo stesso, o così o comunque... Questo è il compressore volumetrico. Questa è la cassa del compressore volumetrico. Quindi se questo è motore. Sì, sì, però capito cosa voglio dire. No? Sparisce il V8, però insomma sappiamo che le nuove macchine, le nuove macchine hanno smorzato l'entusiasmo dell'apertura del cofano, a parte le super Ferrari e Lamborghini che hanno tenuto questo cristallo a vista e il monumento motore è ancora onorato del piacere di qualcuno che lo guardi, le nuove macchine, le nuove costruzioni non prevedono più l'estetica motore. Carbon? E la macchina, è, come dicevo prima, è prevalentemente in carbonio, la fibra di vetro è una fibra... Fammi vedere a Pasquale che lo va a inquadrare, ti sgrugna, non riesco a fare... La fibra di vetro del resto non è quella delle solite Corvette, è una fibra speciale, non si apre il tetto... Cioè fibra dove, scusami, la carrozzeria? La Corvette è nata in fibra, no? L'immagine famosa del 53 dell'Omon che la tiene su, non esiste al mondo una Corvette in metallo, quindi tutto fiberglass body. Però le resine della ZR1 sono ulteriormente alleggerite e nobili rispetto allo stampo della C6 normale. Hai notato l'adesivo? La classe. Porsche for lunch. Porsche per pranzo, per colazione. L'estensione qua non ci stava. Espliciti. L'estensione qua non ci stava, ma c'era anche Ferrari for dinner. Che non era male. Trovagli un appunto. Hai un appunto da fare per farmi buffalire Valli prima che poi andiamo sul carta? Ce l'avrei. Però è la sua, cioè il fatto che sia un pochino così, cioè perché? Mobile. Guarda, se tu vai a spolverare i servizi sulla ZR1 ho proprio criticato questo, perché ho detto proprio che non è possibile che una macchina come questa, che potevi riempire di espanso per non farla muovere, quindi bastava veramente un assorbitore d'urto pari stampa del coso, io non voglio andare a lavare la macchina, a spingere e vedere che la cosa si muove, anche buono. Se noi lo sappiamo che sono tutte ad assorbimento d'urto, che sono tutte di plastica, non farmelo vedere in questo modo così eclatante. L'ho detto e sono contento che l'abbia detto anche lui, perché bene, è una cosa, salva un'amicizia. Il passo posteriore è più, la carreggiata posteriore è più larga dell'anteriore, è più larga di 18 centimetri. Fammi infilatona qua, Pasqua, che stai sudando come un caprone anche tu, vedi? Quanto? La macchina è più larga di 18 centimetri della Corvette normale. Ok, ma che dietro non è male. Quanto è più larga del davanti? O no, la macchina è tutta più larga, però si stringe, non so il dettaglio anteriore, dietro è 18 centimetri in più. I cerchi sono in magnesio a smaltimento di calore, quindi è un cerchio pazzesco che non prende il calore ma lo smaltisce, quindi il disegno non è solo una foratura... È come la scella di Pascal, freni carboceramici, non sono né Brembo né nulla, sono proprio Corvette. Quindi non hanno comprato i freni da nessuna parte, hanno fatto i carboceramici anche in casa. Anche quelli in casa. Vi piace la frenata col carboceramico? Perché non è che sia una frenata che piace a tutti per forza. Questa qui non senti la vibrazione, il carboceramico freddo. Non so dirti perché non ho studiato il dettaglio e non mi piace dire cose che non conosco. Però la frenata a freddo, la prima, che di solito nel carbo... Lui mi sta spogliando. No, ti sto aiutando a mettere a posto il microfono.
La frenata, la prima frenata che di solito il carboceramico fa vibrare, no? E dici cavolo succede, non mi piace, io qua non la sento, non l'ho sentita, dopo provala e vendi anche tu sta sensazione perché. Va bene. Devono aver fatto qualcosa, magari non sono 100% carbo, non ho idea. Sta di fatto che abbiamo grande resistenza in frenata e silenziosità che uno si aspetta da un pedale del freno. Attenzione, prova dinamica, si ripropone il problema Pascal. Secondo me qua ci stai dietro lì, adesso non è che sia così angusto come l'Anglia dove non sei voluto salire. Secondo me, come si apre? Sono lontano, non mi sente e non si apre. Ah, è come la pubblicità quella lì che c'ha la chiave. Se non sono vicino a lei non si apre. Comunque ho portato una GoPro. Questo vuol dire? Bestia. Ho portato una bestia, GoPro. Vuol dire che sei venuto con la cintura allacciata dietro la schiena. Tu sei un animale. Questa cosa io te la devo far passare. A costi piatti, a calci in culo da qui fino all'eternità. Ma non tu posso tenere cintura, non posso tenermi solo qua. Mi dà fastidio. Villanova. Intervenga, la cintura te la devi mettere, Valli. Io ufficialmente il microfono mi sta denunciando perché denuncio io faccio che questa forcata. Perché non puoi andare in giro così, non ti voglio più vedere così, capito? Ma l'ho messa adesso prima di entrare non nel parcheggio. Non mi interessa, Valli. Adesso tu quando vai via ti metti la cintura. Va basta, bene, prometto solennemente. O l'ammazziamo di botte. Anche no, io è grosso. Comunque se mi prendono devono darmi la metà dei punti, perché per metà ce l'ho lasciata. Vabbè, dai, basta, dai, sali dietro nel baule che rifai le tue belle riprese. Tanto non so di claustrofobia di interessa sapere che ho portato una GoPro. È lamentosa, sono stato bravo. Ah, per cui siamo a posto, non deve salire Pasqua. Sono stato bravo. Ciao Villanova, preparati che adesso c'è la prova sui carri. Come so che il mio amico Pascal, guardalo lì, non soffre di claustrofobia, gliel'ho risolto con una telecamerina piccola così. Col cofano. Ho fatto bene così. Pascal. Andiamo così col cofano, va tutto bene? L'accendo? Fortuna siamo andati alle palle Villanova che è insopportabile, guarda. Una roba, ha tirato una grattata con l'Anglia lì, gli ha fatto un col kart limousine terza, no con l'Anglia, la Ford Anglia, ha fatto un terza prima, crac, così ha fatto col proprietario Luca davanti che sudava con anche la con la anche ha con, grattato con tutto, la vantai, con tutto anche con la vantai ha grattato, che tra l'altro Emilio non era lui rimasto gratta. Lui gratta lui gratta Villanova sì, gratta allora la prova la, purtroppo la cosa brutta è che dobbiamo andare piano. Che però è giusto, beh, su strada si va piano. Su strada si va perché piano. Pasquale è impallinato là nel baule con la gambetta fuori, Villanova guida malissimo. Però devo. Mi basta poco per gustarmi questa. Ma è questa bello ZR1. Andare piano con questa, perché quando la vedono sanno tutti che va forte anche se tu stai andando a qua. Anche se mi hanno suonato tutti venendo qua. Mi suonavano perché non per andavo troppo piano. Andavo troppo piano, ma va. Ma sei arrivato con mezz'ora di ritardo, tra l'altro. No, 10:30. Cambio, sei marce, ma hai parlato di Tremec che ormai ho imparato ad amare. TR6060 è la definizione. Cioè quello che tu puoi piantare dentro prima fino a 70-80 all'ora e la puoi mettere in movimento, che è una roba che sì, è contro ogni. È contro ogni logica di guida, no? Uno non si aspetterebbe mai di fare un terza prima, soprattutto a 80 all'ora, no? Certo. Invece certo. Deve sapere che è una prima da 110, quindi c'è la possibilità di fare anche questa roba terrificante. Assolutamente. Senti, tu mi hai parlato di interni, non sei entusiasta, io devo dirti che invece a me piace il fatto che non abbiano voluto fare qualcosa di troppo volgare, mischiando in qualche modo alla la cavalleria abnorme di questa vettura, più di 700 cavalli, stiamo parlando di qualcosa da pista più che da guidare tutti i giorni. In realtà questo si può guidare tranquillamente come stiamo dimostrando, no, a 2000 giri, una roba meravigliosa. È una comodità meravigliosa. Per cui, ma la cosa che io, il mio appunto, Franco, è solo legato a dare un'identità più ZR1, cioè è troppo vicino alla C6 normale, non è che non mi piacciono gli interni. Certo. Però a parte leggere ZR1 non vedo nulla dedicato alla ZR1, no? Mentre invece fuori è uno sfoggio di dettagli e di grande personalizzazione perché la metti in fianco alla C6 normale e ti rendi conto che sono due macchine, no? Certo, assolutamente sì. Senti, la domanda che facevano qui nel paddock quando sei arrivato, la prima roba che ti chiedono è quanto costa, perché chiaramente la vedono e dici porca miseria, qua stiamo parlando dei 200.000 canonici con i quali ti porti a casa 400-500 cavalli per un'europea. Posso raccontare una cosa da un minuto? Devi. Pubblicità. Facciamo intanto la. Facciamo. Sì, mamma con frena però. Tu hai detto che il carboceramica non si sente, ma in realtà. Non si sente il rumore. L'effetto carbo si sente al 200%, però non si sente il difetto del carboceramico. Allora,
Pensa che bel racconto, andiamo a scaricarla da internet. Pubblicità americana, Lamborghini Aventador, sai che la fa la pubblicità comparativa? Certo. Caffone che guida la Lamborghini Aventador davanti alla villa e si mette... Oh, attenzione, non tutti quelli che hanno Lamborghini sono dei caffoni. No, ma lì hanno voluto proprio dare l'identità del caffone, nel senso positivo del termine, non negativo, mi raccomando. Noi non critichiamo mai chi compra le super macchine. Per cui non siamo... Che bella però sta roba, che noi siamo... non ci fermiamo, che quando facciamo le manovre andiamo avanti. Pascal non stacca quel ditino magico e cicciottello dal rack della sua telecamera. Dicevi, scusa. Dicevo che non critichiamo chi compra, non siamo sulla 7, per cui non stiamo dicendo... Vabbè, comunque questo qua bello caffone seduto sulla Lamborghini Aventador e passa il prezzo $420,000. Quindi tu ti vedi questo qua col cofano, sul cofano il prezzo della macchina. ZR1 2015 arriva, bello sportivo, cappellino, si slancia la cintura, scende, prezzo $138,000. Poi scatta un più e le scale della moglie, più la moto d'acqua, più l'Harley per il figlio. Ha fatto tutta una pila di roba, gli avanzavano $100,000, dice la moglie, amore andiamo a spendere $100,000, ci sono rimasti. E questo fa pensare, cavalli identici. Certo. Assolutamente. È una pubblicità comparativa divertente che ti fa capire che costa meno di un poco più di un quarto di quello che costa una Lamborghini, di quello che costa una macchina a pari potenza. Poi sì, non stiamo a denigrare Lambo, hanno un'identità, hanno un orgoglio italiano che non vogliamo sicuramente ignorantemente portargli via, però sicuramente 420 430 contro 130 li insomma, senti, la senti, ne fai di altre cose se ce li hai da spendere. Senti invece, quanto si deve spendere per, ammesso che si trovi, ma con te la possibilità di trovarla è abbastanza concreta, quanto si deve spendere per una ZR1 come questa? Di che anno è? Questo è un 2009-2010, poi il valore lo fa le condizioni, il fatto che come questa abbia 8.000 miglia, direi che siamo intorno ai 90.000 euro. 90.000, quindi tiene anche comunque bene il mercato. Non si muoverà mai, registra quello che ti sto dicendo, non scenderà mai finché non comincerà a salire di nuovo. Ok, addirittura. Questa per cui... sì, oggi una Corvette ZR1 del 90, nata nell'89, la prima versione della ZR1 sulla C4, che era meravigliosa, con quattro alberi a camino in testa, motore Mercruiser, oggi costa come questa. Ok. Nel mondo dell'usato. Messaggio recepito. Allora ragazzi, dopo la pubblicità ci sarà la sfida Mega Galattica con il kart limousine, l'abbiamo soprannominato così, qui dalla pista di Ottoviano, ma la sfida sarà una sfida molto particolare. Uno guida e l'altro cosa fa? Lo scoprirete solo dopo la pubblicità. State con noi perché questa qui è una roba da non perdere. Pasquale attaccato al carrellino lì del letame, quello lì del kart con il carrello dietro in titanio. Torniamo, mi sta facendo così. Torniamo subito, raga, state lì.